schia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mix che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la crew, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Per tutti i miei contatti, per conoscere il mio sponsor, se hai bisogno di un account con soldi e rango, leggi attentamente la descrizione del video e ricorda di lasciare un like. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi ragazzi, nuovo, non tanto nuovo, però è un glitch dei soldi funzionante con una piccola variante. Allora, per fare questo glitch dovete avere un amico, il vostro amico deve avere il centro operativo mobile e al terzo slot del centro operativo mobile deve avere lo slot vuoto. Noi invece al terzo slot dobbiamo avere il deposito veicolo personale e dobbiamo avere abbastanza faggio che vogliamo duplicare ragazzi, che vogliamo far diventare Sultan, anche perché questo glitch funziona con la Sultan, con l'Albani primo e con lo Slam Van ragazzi, non funziona con altre auto, quindi badate bene. Allora, a questo punto, quando abbiamo tutti i requisiti, cioè l'amico, il garage, i centri operativi e le faggio, passiamo a fare il glitch, ragazzi. Allora, il vostro amico innanzitutto deve stare nel suo centro operativo mobile. Come vedete io, il mio amico, diciamo, me stesso, è lì nel suo centro operativo mobile, sta entrando nel centro operativo mobile, mentre noi andremo a fare il glitch ragazzi. Allora, il glitch è un po' macchinoso, diciamo che è sempre il solito vecchio glitch del cazzo, però ci sono dei cambiamenti perché purtroppo adesso quando entriamo, dopo che l'auto è stata duplicata nel centro operativo, l'auto cade nel vuoto, quindi per fare in modo che non scompaia andiamo a vedere come fare ragazzi. Allora, in primis, per fare il glitch dovete premere triangolo quando siete vicino alla portiera, tenere premuto il tasto option e ovviamente accelerare mentre state uscendo. Se vi mettete qui dove sono messo io con il centro operativo mobile avrete meno rotture di coglioni, non vi farà spawnare in autostrada e cazzi e mazzi. Quindi triangolo, option premuto, rilasciate option e accelerate, dovrete spawnare fuori. Se tutto andrà bene, il vostro amico, come state vedendo, dovrà trovare nel suo centro operativo mobile l'auto che noi abbiamo duplicato. Quindi non appena il nostro amico vedrà nel suo centro operativo mobile diciamo la Sultan, la primo o lo Slam Van che si voglia, dovrà dirci a posto, non entrare nel centro operativo mobile perché c'è il veicolo. Quindi noi andiamo diciamo a continuare il resto del glitch. Il nostro amico dovrà solamente premere triangolo quando glielo diciamo noi ragazzi, quindi andiamo a vedere quando possiamo passare al resto del glitch, visto che abbiamo diciamo il tutto. Quindi a questo punto torniamo a noi ragazzi, noi che siamo fuori la prima cosa che dobbiamo fare è diventare presidenti, mentre il nostro amico giustamente è nel suo centro operativo mobile, può anche uscire, non succede nulla, l'importante è che noi non entriamo nel centro operativo mobile, perché altrimenti l'auto che ora si trova nel centro operativo mobile, che è duplicata, cadrà nel vuoto. Quindi io divento presidente ragazzi e a questo punto vado in Warstock. Innanzitutto richiedo un faggio ragazzi, quindi vado a richiedere un faggio che non mi porterà ovviamente, quindi andremo a fare un paio di volte la richiesta, però comunque sia alla fine ce lo porta insomma il faggio raga, ce lo porta. Quindi una volta che abbiamo il faggio qui, l'unica cosa che dobbiamo fare è entrare nel centro operativo mobile. Però come ragazzi?
prima di entrare dobbiamo andare in Warstock e dobbiamo, allora, innanzitutto mettiamo accesso al veicolo nessuno, anche se cambia pochissimo, perché il nostro amico quando premerà triangolo dovrà fare attenzione a non entrare mai nell'auto. Se ciò accadesse, basta che il vostro amico va nel creatore, voi lo rinvitate, richiama il centro operativo mobile e sarà tutto come prima, potrete continuare a fare il glitch. Quindi noi che stiamo facendo il glitch andremo a comprare armeria più officina. Mentre stiamo comprando armeria e officina, il nostro amico ovviamente dovrà pigiare triangolo mentre noi stiamo comprando. Ovviamente gli dite, prima di schiacciare ok, voi gli dite comincia a premere triangolo, e dovrà premere triangolo mentre noi stiamo comprando e mentre noi entreremo nel centro operativo mobile. Ragazzi, fate bene attenzione, quando noi entriamo nel centro operativo mobile e usciamo tutte le volte dal centro operativo mobile, il nostro amico dovrà premere triangolo. Quindi a questo punto, quando siamo nel centro operativo mobile, camminiamo verso il banco di lavoro, mentre il nostro amico sta pigiando triangolo, noi dovremo teletrasportarci sul veicolo in maniera tale che potremmo fare la nostra duplicazione. Quindi camminiamo verso qui mentre il nostro amico preme triangolo, ci teletrasportiamo dentro. Quando siamo dentro, ovviamente il nostro amico se ne accorgerà e dovrà mollare il triangolo, ragazzi. E quando abbiamo fatto il tutto, l'unico passaggio che dobbiamo fare è fare solamente un cambio targa, ragazzi. Allora, le targhe non è necessario avere targhe personalizzate, perché comunque le Faggio prenderanno tutte una, cioè le Sultan o le auto che andremo a duplicare prenderanno tutte la targa delle Faggio, quindi non c'è alcun problema. Una volta fatto ciò, usciamo fuori e richiamiamo un'altra Faggio, ragazzi. Quindi siamo presidenti, andiamo a richiedere un'altra Faggio e andremo a rientrare. Quando andremo a rientrare, il nostro amico dovrà pigiare triangolo, quindi gli diciamo pigia triangolo mentre stiamo rientrando. Non so che cazzo ho detto. E dovrà pigiare triangolo anche mentre stiamo salendo. Solo in questi punti, ragazzi, dovrà pigiare triangolo, non in altri momenti, insomma. Quindi la richiesta dell'amico è minima. Quando noi siamo saliti in macchina, lui smette di pigiare triangolo, noi andiamo a cambiare la targa e facciamo il glitch, insomma. È abbastanza semplice, ragazzi, basterà fare solamente un cambio targa e uscire nuovamente e ripetere il glitch. Quindi quando noi usciamo, richiediamo un altro Faggio, ovviamente dobbiamo essere presidenti, insomma. Andremo a rientrare mentre il nostro amico pigia triangolo mentre noi stiamo entrando, ragazzi, mentre noi entriamo. Allora, il triangolo il nostro amico lo deve pigiare mentre entriamo nel centro operativo e mentre entriamo nell'auto. Questi sono i momenti in cui deve pigiare triangolo, ragazzi. Il glitch funziona perfettamente, quindi guardate il video, ci risentiamo alla fine del video. Don't try this yourself. It's extremely dangerous.
A questo punto, ragazzi, come avete potuto vedere, ho mandato leggermente in velocità perché altrimenti il video durava un po'. Io ho fatto le mie 5 duplicazioni. Ora vado in garage e vi faccio vedere il risultato di queste duplicazioni, ragazzi. Purtroppo il glitch è macchinoso per quanto riguarda il primo passaggio, però se riuscite a fare il primo passaggio, perché dipende tutto dal primo, avrete i vostri cloni, ragazzi, tutti con targhe diverse e tutti belli e pronti da andare a vendere, ragazzi. Mi sembra abbastanza facile da fare il glitch, se non fosse solo per il primo passaggio macchinoso, però è l'unico modo per poter fare soldi, è l'unico modo che al momento vi può dare dei soldi, ragazzi. Quindi comunque è l'unico glitch funzionante. Ce n'è anche un altro tipo che dovete distruggere le auto, però io ho preferito portare questo perché con quello in cui dovete distruggere le auto diciamo che rischiate di diventare antisportivi. Spero che comunque il video vi sia piaciuto, diffondete il video, condividetelo, lasciate un like, spero di avervi aiutato, un saluto a tutti, al prossimo video.